Ora parliamo del film per la TV dedicato alla cantante Nada, la donna, la bambina che non voleva cantare. Palermitana la regista Costanza Quatriglio, la prima puntata in onda stasera su Rai 1. Seguiamo Fausto Pellegrini. Una volta che è una volta. La bambina che non voleva cantare, perché questo film? Come ti è venuta l'idea? Allora, l'idea è nata quando ho letto il libro di Nada. Con lei ho deciso di fare questo film per raccontare questa vita di musicista alla luce di questo dolore profondo per la malattia della madre. Peggio di una condanna. Devi parlare più forte, Nada, se non ti sento. C'ho le orecchie non so più buone, lo sai. Ho detto che questo è peggio di una condanna, suor Margherita, cioè è un'apocalisse. Ma senti, a paroloni mi tocca sentire. Io non lo volevo fare il concorso. Cioè, l'ho fatto per far contenta la mia mamma, che lei lo sa com'è. Io conosco Nada e questa storia, in un modo diverso, l'ho sentita raccontare da lei, però dal suo punto di vista. Quando sono stata chiamata per questi provini, e a lei non le ho detto nulla, ho lottato come una leonessa per avere questo ruolo, ho fatto tanti provini, ho capito che Viviana non avrebbe mai voluto farle male. Porta. Per te spenderei la mia vita. Nada, che cosa rappresenta per te? Anch'io sono stata a Sanremo alla stessa età in cui c'è stata lei, quindi credo che le emozioni, anche se in epoche diverse, siano state simili, naturalmente permesso, concesso con tutti i percorsi di vita differenti.